questa puntata di Speedrunner andremo a scoprire i partecipanti e i vincitori del Trail del Salame che si è tenuto nello scorso weekend nella nostra provincia. Interviste, immagini e contenuti esclusivi anche dal backstage. Non mancheranno poi, come ogni settimana, i consigli degli esperti sul mondo della corsa del poliambulatorio Dalla Rosa Prati. Per l'angolo tecnico, infine, ascolteremo i suggerimenti per equipaggiarsi al meglio quando si vuole fare trail. Non lo so, anche perché è la mia prima esperienza, quindi vediamo, dai, vediamo come va. Speriamo bene di arrivare sino in fondo. Anche per me è la prima esperienza in questo magnifico contesto. Vediamo dopo come sarà. Un po' che sono fermo, però è la prima volta che la facciamo e speriamo che venga fuori una bella giornata. Guardiamo il tempo com'è. Non ho idea, abitando qua conosco bene il percorso, spero di divertirmi, stop. Grande partecipazione, percorso divertente, poi un gran ristoro finale ad aspettare l'ultimo e un gran bel divertimento per tutti, anche per quelli della camminata. Non ne ho tanta voglia di correre io, come facciamo? La prima volta spero che resti molto bene, speriamo di arrivare. Penso sarà una bella giornata, il trail è molto bello, l'ho fatto l'anno scorso, faticoso, con delle belle salite, speriamo che sia divertente per tutti. Molto impegnativo, tutto su e giù, però ce la faremo. Che sia una bellissima giornata, che riusciamo a divertirci, la stagione sembra che regga, io sono venuto qua solo con la voglia di fare questo trail, di fare una bella passeggiata, diciamo, in compagnia con dei miei amici, quindi tutto sembra che vada per il meglio. Non penso di essere nelle condizioni psicofisiche di farlo, quindi spero che abbiano pietà di me, che oltre le 4 ore si fermino un attimo e mi aspettino. E comunque se succede qualcosa è colpa di Fabiola praticamente. Punto a fare andare sotto le 2 ore io, decisamente. Parliamo, sì, che funzioni tutto bene, che non si faccia male a nessuno. Prosegui una bella corsa. Ho fatto un trail con l'amico Nobili, mi sono dovuto ritirare, ne ho fatto un altro alle Cinque Terre, invece è andato molto bene. Dipende un po' dalle giornate, sono molto, non sono legato a una condizione costante, purtroppo. Mi sembra buona come fluenza di gente. Le tue condizioni? Ma correndo poi vediamo come va. Abbastanza dura, anche perché questa settimana non mi sono allenato tanto, ma darò il massimo, come sempre. È la prima volta, ma penso che sia molto dura. E non lo so. Ti hanno già avvertito. Sì, mi hanno già avvertito, sì. So già quello che vado incontro. È bello duro, insomma, è una bella corsa. È la seconda volta che la faccio. Insomma, è impegnativo. Comunque è molto bello il percorso proprio. Grazie alla Katia che ha fatto, insomma, hanno indovinato una bella gara. Prima di tutto speravo di arrivare al traguardo, obiettivo principale sempre quello. Poi dopo la giornata è bella e speravo di divertirci.
corsa su strada e trail running, ovvero due discipline diverse ma unite e utili l'una per l'altra. Il running non ha bisogno di grandi presentazioni, si parla della più classica delle corse su strada, dove lo scopo principale è il riuscire a mantenere il ritmo più veloce e costante possibile, in base alle distanze da percorrere. Si viaggia sempre con una frequenza cardiaca sotto o oltre la propria soglia anaerobica. Trail running significa invece corsa fuori strada, in natura, per sentieri, mulattiere, prati, in montagna, a media alta quota, con passaggi anche su sentieri molto tecnici e a quote oltre i 3000 metri. Queste peculiarità potrebbero spingere a pensare che nel trail ci si debba allenare esclusivamente in montagna, con salita e tanto potenziamento. Ma il segreto è riuscire a mantenere anche una parte di velocità, reattività e ritmo, che la montagna poco a poco fa perdere. Qui entra in campo la strada, molto utile per allenare la velocità. Così come, delle volte, alcuni stradisti utilizzano, seppur in piccole dosi, la montagna per fare potenziamento muscolare. Per questo inizialmente si diceva discipline unite. La velocità diviene utile quando ci si trova a percorrere tratti scorrevoli dove il cronometro fa la differenza, ma anche in discesa per non avere l'effetto delle gambe imballate. Riuscire a mantenere un ritmo elevato e una frequenza cardiaca sotto soglia è il vero segreto per una corsa competitiva. Buonasera a tutti, ben ritrovati nell'angolo tecnico del negozio Cingi Campari. Questa sera, per rimanere in tema di trail, parleremo dell'equipaggiamento necessario per affrontare un trail di media e lunga distanza. Partendo dalla scarpa, parliamo dell'Axodus 3 Gore-Tex, che è una scarpa della Saucony, scarpa con suola Vibram e la tomaia con il mesh in Gore-Tex. Sia la tomaia che la suola sono fatti con materiali completamente riciclati, per stare quindi su una corsa, diciamo, ecosostenibile. Prendiamo poi in considerazione la cintura con la borraccia. In alcuni trail è obbligatorio partire con una riserva idrica. In questo caso la riserva idrica minima è proprio la borraccia che possiamo mettere in vita con questo cinturone. In alternativa alla borraccia e il cinturone possiamo avere questa cintura con dei contenitori più piccoli per poter dividere gli integratori che sono necessari per affrontare queste corse molto impegnative. Un'altra cosa e un altro oggetto che è molto utile soprattutto nei trail è questa cinturina elastica. Questa cinturina elastica è dotata di una taschina per poter inserire piccoli oggetti oppure piccoli integratori. Ed è molto importante perché dà la possibilità di mettere il pettorale in vita e non appendere il pettorale alla maglietta, per cui il pettorale darà meno fastidio soprattutto nelle lunghe distanze. Per affrontare un trail di lunga distanza c'è il giubbottino. Il giubbottino, questo tipo di giubbotto, è un giubbotto ad alta visibilità dotato di una taschina posteriore, quindi molto comodo, ed anche traspirante e ad una buona tenuta sia all'acqua che all'aria. Per tutti coloro che non si sentono in grado di affrontare un trail lungo o medio, l'alternativa può sempre essere quella di rifugiarsi nel bosco alla ricerca dei funghi. Abbiamo qui un bellissimo zaino con la gerla in legno, quindi a norma. Se proprio non riuscite a correre, la buttate nella ricerca dei funghi, così quando faremo la cena ne goderemo un po' tutti insieme. Dopo avervi illustrato il necessario per affrontare un trail, non mi resta che dirvi buona corsa a tutti, arrivederci alla prossima puntata. We'll be right back.
San Michele Tiorre ha fatto da cornice all'edizione 2012 del Trail del Salame, una gara podistica che ha visto la partecipazione di centinaia di atleti, ma anche di semplici appassionati del mondo della corsa, che hanno misurato la propria tenuta sia nella manifestazione competitiva che nella camminata amatoriale denominata della Malvasia. Il percorso si è rivelato particolarmente panoramico, essendosi trattato di un tracciato di bassa collina. Il trail si distingue dalla corsa su strada per i continui saliscendi, le strade sterrate e ghiaiate e le macchie di bosco. I runners si sono avvicinati ai paesi di Barbiano e Casatico prima di rientrare sul traguardo di San Michele Tiorre dopo 20 km di percorso. L'evento è stato organizzato dalla società Atletica Casone con il patrocinio del comune di Noceto. A margine del Trail del Salame si è svolta anche la Trail Kids, una gara di corsa per i più piccoli che ha riscosso un grande successo. Siamo contentissimi perché abbiamo raggiunto quasi 200 iscritti nella gara competitiva, è andata benissimo, 40 persone in più dell'anno scorso. In più avevamo anche quasi 400 camminatori, corridori non competitivi. Siamo contentissimi, la giornata ci ha permesso di correre col fresco, non è piovuto, dunque ringraziamo chi sta in alto. Sia Atletica Casone, i miei compagni di squadra ci hanno aiutato tantissimo, l'associazione Fare Legna, il CIA con la Sociale San Michele, che poi adesso sta allestendo tutto il pranzo, è ghiottissimo. Siamo molto contenti anche perché c'è stato un bel aumento dall'edizione passata, quindi è una bellissima cosa, vuol dire che la gente si sta avvicinando a questa attività che è comunque molto bella e ricca di valori anche, non solo sportivi ma soprattutto ambientali, sono valori di socialità e quindi siamo molto contenti. Giunti al traguardo di San Michele Tiorre sono stati complessivamente 180. Nella graduatoria generale il primo classificato è stato Vincenzo Di Paolo, che ha completato il tracciato in 1 ora 32 minuti e 35 secondi. Dietro di lui Fabio Pinelli e Marco Toschi. Tra le donne a trionfare è stata Luana Righetti, che ha completato il percorso in 1 ora 45 minuti e 57 secondi. Dietro di lei Katia Fori e Maria Cristina Orlandi. Thank you.
siamo un gruppo di un team di 10 fisioterapisti e ognuno è specializzato in problematiche differenti. E, c'è chi segue i giovani, chi segue gli sportivi, chi segue problemi respiratori o di altro tipo, chi fa terapia manuale o osteopatia. Quindi abbiamo un'equipe molto completa che riesce a gestire un atleta o una persona di qualsiasi tipo che ha problematiche in tutti i suoi aspetti. Riusciamo a lavorare a livello di palestra perché c'è una palestra molto completa, in modo da fare anche potenziamento, da fare una prevenzione, da insegnare gli esercizi che possono essere poi fatti individualmente prima degli allenamenti o dopo gli allenamenti. E inoltre abbiamo anche degli ambulatori, dei singoli ambulatori dove vengono fatte terapie fisiche o terapie manuali che servono per cercare di risolvere i problemi individualmente con i vari pazienti. Quello che cerchiamo, che secondo me è molto importante, soprattutto da un punto di vista della gestione degli atleti, sarebbe cercare di insegnargli una certa educazione al proprio fisico, nel senso che devono imparare a saper gestire il proprio corpo, a gestire le proprie risorse residue e stare sempre attenti a quelli che sono i propri limiti. Per questo è molto importante per prevenire infortuni e prevenire delle problematiche che poi a volte in atleti è difficile eliminare in breve tempo. Quindi io consiglierei sempre un buon colloquio con il fisioterapista che gli possa insegnare quella che è la gestione, la prevenzione con esercizi di stretching, di mobilità e che devono assolutamente essere fatti, perché io stesso ho lavorato con sportivi ad alto livello e ho visto che dove la prevenzione veniva fatta costantemente prima e dopo gli allenamenti si prevenivano tantissimo infortuni di piccolo o grande entità. Quindi questo è molto importante, assieme anche alla gestione del proprio fisico che un buon atleta deve saper affrontare, comunque gestire. È stata dura, sempre ci sono delle salite molto faticose, però vale sempre la pena arrivare in fondo. È già il secondo anno, sono divertito e la tornerò a fare anche il prossimo anno. È proprio bella, in mezzo al bosco, bella, 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 ma io non ne avevo tanto, ho fatto fatica, ho camminato quasi tutte le salite, poi riprendevo un pochino in discesa, che mi piace molto la discesa, e un pochino nel pari, però insomma non sono contenta. Molto bene, meglio dell'anno scorso. Il clima ci ha aiutato perché non c'era troppo caldo. Io ho sbagliato strada, nonostante l'abbiamo già fatta mille volte, ho sbagliato strada, ma mi sono ripreso subito. Come è andata oggi? No, beh, abbastanza bene, l'importante è il chino mare, che sono andati tutti bene. Percorso bellissimo, devo ribadire quello che ho detto l'anno scorso, organizzazione del casone stratosferica, percorso per me bellissimo, 3 ristori quindi per un trail fin troppo, logistica perfetta, docce calde, spogliatoi comodi, di più per me non c'è. Mi sono divertita da matti, quindi bellissimo, soddisfazione a mille. Forza speedrunner! Il percorso è molto scorrevole, molto divertente e è molto veloce. E no, sto bene, pensavo di essere più stanca fisicamente, visto che appunto arrivo da una gara un po' lunga fino agosto, invece sto bene, sono contenta anche del risultato. Sono più percorsi più duri, però è bello, l'avevo già fatto l'anno scorso, un percorso molto veloce, ma bello. Fa tutto anche questo, per chi fa salita fa anche questo per fare un po' di velocità. Sono abbastanza stanca, però è andato tutto benissimo, il tracciato è molto bello, è un collinare, anche se è vicino alle nostre zone è veramente bello, sempre impegnativo. Bellissimo, molto bello, tutto su e giù, mangi e bevi, come diciamo noi trailer, veramente bellissimo, eccezionale, bravi anche voi. No, molto bello, prima volta che vengo,
E l'ho trovato anche in condizioni perfette, mi sono divertito molto. Ma meglio delle aspettative, nel senso che sono venuta soltanto per correre, per tenermi in allenamento e poi insomma la caviglia è andata abbastanza bene. Noi siamo partiti, un bel gruppo da Spezia, siamo venuti qua per prendere il salame, l'obiettivo era quello. Sapevo cosa mi aspettava, è bellissimo, soddisfazione enorme averla finita. Grande partecipazione di tutti. Sì, penso di sì, esatto, vedere la gente che sta arrivando siamo contenti, penso che anche l'organizzazione sia ottima perché col casone è difficile sbagliare. Come trail è la prima volta che lo faccio, però ho fatto già qualche maratona quindi ero abituato, però è bella, mi piace, è molto vario come percorso, mi sono divertito. Credevo in questa manifestazione che la ditta Manara mi aveva descritto, ho partecipato, sono stato contento, soddisfatto più che altro e va bene così. Beh, è un po' affaticato, però soddisfacente. È stato bello, ben organizzato, bello, impegnativo. E poi ho trovato dei rivali, dei degni rivali che mi hanno fatto fare veramente fatica, però mi sono divertito parecchio. Corso bello, molto impegnativo, e, come ha detto lui, corso in compagnia di due persone valide, degne, è stato un piacere per tutto, per l'organizzazione, per come è andata la gara. Siamo stati sempre insieme, quasi sempre insieme, il tempo è stato bello e la compagnia era quella giusta. Via.